Tra le varie domande che mi fate su come poter conservare al meglio la vostra collezione di dischi, la più frequente senza dubbio è quella riguardante le buste, che siano esterne o interne. È arrivato il momento di rispondervi approfonditamente e quindi di far partire la serie Vinyl Care. Ciao, io sono Johnny e qui su Vinilicamente vi parlo di musica a 360 gradi. Recentemente ho fatto un video in cui vi consigliavo le 5 cose da fare con la vostra collezione di dischi, lo trovate qui. Era la puntata 0 di questa nuova serie che parte oggi e che si chiama Vinyl Care. Con Vinyl Care vi darò qualche consiglio mirato sulla manutenzione dei nostri amati vinili, basandomi sulla mia esperienza, sperando che questi consigli possano essere utili anche a voi. Per supportarmi e consentirmi di produrre altre puntate di questa serie e mantenere attivo il canale, potete acquistare gli articoli di cui vi parlo tramite i link qui sotto in descrizione, oppure fare una donazione tramite PayPal con il pulsante che trovate nella homepage del canale. Da dove potrei partire allora? Beh, potrei partire dicendovi che sono sempre stato consapevole che questi siano semplici oggetti e che la parte più importante sia la musica incisa sopra. Però allo stesso tempo ho sempre avuto molta, molta cura per la mia collezione, da sempre. Da quando compravo le cassette tarocche sulla spiaggia da bimbetto per poi crescere e con gli spiccioli che racimolavo acquistare le prime cassette in negozio. Stava nascendo la passione. E allora come custodire questi oggetti preziosi? Con questi raccoglitori che conservo gelosamente ancora oggi. Lo step successivo nella cura per la mia collezione parte dal 1993, quando inizio ad acquistare CD. Riuscivo a comprarne uno ogni 10-15 giorni con i soldi della merenda. Quando ho realizzato che avrei fatto molta fatica a vivere senza musica da toccare intorno a me, cercai di conservare al meglio tutti i CD che acquistavo. Cosa intendo per conservare al meglio? Averli sempre come nuovi. Visto che i soldi erano pochi, mi sarei impegnato per non danneggiarli. Escogitai quindi un metodo per non rovinare la custodia esterna e allo stesso tempo limitare l'ingresso di polvere all'interno della confezione. Vi faccio vedere il mio metodo, potrà essere utile anche per voi. Nastro adesivo alle due estremità del CD e poi qui, quando il cellophane ha una di quelle linguette tipo pacchetto di sigarette, per cui tirando si apre tutto. Solo dopo aver messo lo scotch in questi punti strategici procedo all'apertura della confezione di lato con il taglierino, dopodiché faccio un lavoro di rifinitura con le forbici. Vedete com'è semplice aprire e reinserire il CD all'interno del cellophane. Con questo metodo conservo ancora come nuovi CD di quasi 30 anni fa. Insomma, per chiudere questo cappello iniziale vi racconto un rapidissimo aneddoto. A quel tempo non c'era ancora Napster, Emule e cose simili e i masterizzatori CD avevano costi disumani e comunque io non ero al corrente della loro esistenza. Io al massimo potevo registrare i CD su cassetta grazie a questo indimenticabile compatto della Kenwood, oppure dare in prestito i miei CD agli amici di ascolti. Ricordo che le prime volte che gli passavo qualche mio CD sorridevano quando vedevano come li conservavo. La volta dopo, quando mi passavano qualche loro nuovo CD, notavo che tutti avevano utilizzato il mio metodo. Capirete bene che avendo una cura simile per i CD non potrei mai abbandonare i miei amati vinili da soli, scoperti su uno scaffale, neanche se fossero in una camera iperbarica, senza raggi solari diretti e senza umidità. A proposito di umidità, in una delle prossime puntate di questa serie vi darò qualche indicazione su come e dove
conservare i nostri amati vinili. Però torniamo a noi. La prima cosa da fare per conservare al meglio la nostra collezione è quella di utilizzare delle buste esterne, come questa ad esempio. Perché utilizzare delle buste? Beh, innanzitutto per mantenere l'integrità delle copertine, che sono di cartone e quindi più soggette ad usura rispetto alla plastica di un compact disc, e poi anche per limitare l'ingresso di polvere all'interno della confezione e quindi sulla superficie del disco, che come sappiamo provoca molti più disagi rispetto a quelli provocati ad un compact disc. Quindi, ok, buste esterne, ottimo, ci siamo, ma aperta o richiudibile e quindi chiusa? Non occorre un fisico nucleare per capire che una busta chiusa protegga sempre meglio di una aperta. Assodato che il primo obiettivo per cui utilizziamo una busta sia proteggere la copertina da usura e sfregamenti vari, il secondo obiettivo è quello di limitare il più possibile l'ingresso di polvere, pelucchi, eccetera, all'interno del disco, sulla superficie del disco. E quindi questo si ottiene più facilmente utilizzando qualcosa di richiudibile. Questo almeno è quello che ci suggerisce la teoria. La pratica però talvolta diverge dalla teoria, e lo fa in questo caso per me, perché io utilizzo abitualmente delle buste aperte. Per quale motivo? Innanzitutto per comodità, perché mi fanno arrivare prima al disco, e poi perché limitano, anzi rendono assenti, i danni provocati dalla imperizia, o meglio distrazione. Perché cosa può succedere con una busta richiudibile, quindi che ha una striscia adesiva? Magari siamo distratti, appoggiamo la copertina del vinile sulla striscia adesiva della busta e poi non sempre riusciamo a separarle senza provocare danni, e comunque tirando giù tutti i santi mentre facciamo questa operazione delicatissima. Insomma, esistono diverse scuole di pensiero su quale tipo di busta esterna utilizzare, se aperta o richiudibile, e nel caso della busta aperta esistono differenti visioni sul verso in cui l'apertura viene orientata, se verso l'alto come faccio io, quindi il vinile esce dall'alto e viene conservato in questo modo nello scaffale, oppure verso il muro, comunque verso l'interno, e in questo modo il vinile esce di lato. Anche qui, in teoria, sarebbe meglio se l'apertura fosse verso il muro, verso l'interno, insomma, in modo da limitare ulteriormente l'ingresso di polvere. Il problema con questa soluzione è che, inserendo i dischi sullo scaffale, le buste spesso si arricciano su loro stesse, quindi lasciano scoperta una porzione di copertina, quindi sfregamenti, usura, eccetera, eccetera, ottenendo quindi un risultato peggiore quando si pensava di averne uno migliore. Troppe menate! Io l'apertura della busta la tengo verso l'alto per la polvere che entra inevitabilmente, e quindi per la necessaria pulizia del vinile prima di ascoltarlo. Vi spiegherò come fare in una delle prossime puntate di Vinyl Care. Le buste esterne hanno anche un altro utilizzo accessorio, ossia quello di conservare gli adesivi che spesso troviamo sul cellophane originale. A molti non interessano e buttano via tutto, ma a me piace conservarli non solo per feticismo sfrenato, ma anche perché mi fanno capire al volo quale versione di quel disco io abbia in mano. E questo è utile soprattutto nel caso in cui di quel disco io abbia più di una stampa. Vedete, adesivi differenti, informazioni differenti che riesco ad ottenere senza bisogno di prendere il telefono, aprire l'applicazione di Discogs, scannerizzare il codice a barre e leggere tutto, eccetera, eccetera. Insomma, risparmio molto tempo. C'è anche chi l'adesivo lo appiccica direttamente sulla copertina del disco. E allora ditelo che mi volete vedere morto. No, io non lo farei mai. Per me una delle cose più belle del vinile è proprio la copertina, quindi appiccicarci sopra un adesivo sarebbe un sacrilegio. Però è una cosa chiaramente soggettiva, quindi fate un po' come vi pare.
E invece che fare per le confezioni particolari, cioè per quei vinili che hanno una copertina sagomata e che non entra nelle vostre buste? Beh, vi posso dare un consiglio pragmatico, ossia seguire il procedimento che vi ho fatto vedere per i CD. Come fare? Applicando dei pezzetti di nastro adesivo sui punti del cellophane originale che aprirete per estrarre il disco, sempre che quel disco lo vogliate suonare, altrimenti tenete tutto sigillato e festa finita. Per i cofanetti invece come mi comporto? Io li colleziono a parte, nel senso che li utilizzo come abbellimento, questo è vuoto, abbellimento nello studio o in casa. I vinili che sono all'interno dei cofanetti poi li inserisco insieme a tutti gli altri vinili della mia collezione qui negli scaffali. Dopo tanta teoria passiamo alla pratica e quindi ai prodotti che utilizzo abitualmente e che vi consiglio. Tra la marea di buste esterne aperte che ho provato nel corso degli anni, mi sento di indicarvene soprattutto due. Questa è quella prodotta da Play Stereo con spessore maggiorato e questa invece è quella prodotta da Spin Care. Vedete già da come stanno nelle mie mani, potete intuire lo spessore. Questa sta dritta da sola praticamente e questa invece si affloscia, non riesco a tenerla ritta. Forse riuscite a vedere anche che quella di Play Stereo, che è questa, è leggermente più opaca rispetto a quella di Spin Care. Questo è ovvio perché lo spessore è maggiorato, quindi più opaca e pesa anche di più, circa il doppio di questa qui. Ovviamente a sensazione, non le ho pesate su una bilancia, ma giusto per farvi capire. Quindi, qualsiasi sia la vostra scelta, cadete in piedi. Io preferisco ormai queste qui. Ho utilizzato prima quelle di Play Stereo, poi ho scoperto quelle di Spin Care e non le ho più abbandonate. Perché? Perché sono leggermente più sottili e sono anche meno opache. E mi dà una sensazione diversa quando guardo una copertina attraverso una busta come questa. Chiaramente sono seghe mentali, nel senso, sono ottime buste entrambi, però io preferisco queste. Quali sono invece le buste che non vi consiglio? Direi tutte le altre che trovate su Amazon. Alcune le riconoscete anche dalla foto in anteprima, sono visibilmente fatte con i piedi. Spendo due parole su queste prodotte da Big Fudge. Perché proprio su queste? Perché ho scoperto che sono le più vendute e apprezzate su Amazon, quindi le ho comprate apposta per fare questo video, per farvi vedere come sono, per darvi una mia opinione. Io, come vi ho detto, utilizzo le Spin Care. Queste sono le Big Fudge e queste sono le Spin Care. Come vedete, le Big Fudge sono più chiare rispetto alle Spin Care, ma è anche vero che sono più sottili e la sensazione è che siano un pochino più fragili rispetto alle Spin Care, soprattutto per quanto riguarda la saldatura qui, questa qui termica sui lati. Ho paura che con i vinili doppi possano cedere molto più facilmente, però sono apprezzate da molti, quindi un motivo ci sarà. Perché poi preferisco le Spin Care? Quindi un motivo è che sono un pochino più resistenti. Sono quindi una via di mezzo tra le Big Fudge, molto sottili, e le Play Stereo, molto spesse. Il secondo motivo per cui preferisco le Spin Care è che, come vedete, queste sono le Big Fudge e c'è pochissima aria. Sono molto precise, lo vedete? C'è poca aria tra il vinile e la fine della busta. Queste invece sono le Spin Care. C'è molta più aria tra fine del disco e fine della busta. E preferisco questa variante. Però anche in questo caso è soggettivo, molti di voi preferiranno le Big Fudge, per cui vi inserisco qui sotto in descrizione il link per acquistarle. Infine un cenno sulle buste esterne richiudibili. Vi ho detto che io non le utilizzo abitualmente, però nel corso degli anni ne ho provate diverse, quindi nel caso in cui voi preferiste delle buste esterne richiudibili, quelle che vi consiglio anche in questo caso sono quelle prodotte da Spin Care.
Attenzione però, perché vanno bene per i single sleeve, per gli album singoli, non per gli album doppi, perché non ci entrano. Se ci entrano, ci entrano a fatica e si spanano, quindi busta buttata. Noterete che le varie buste di Spin Care, queste sono appunto quelle esterne richiudibili, queste si chiamano Clarity, quelle esterne aperte si chiamano Density, e le touch, beh, delle touch vi parlerò nella prossima puntata di Vinyl Care, quella dedicata alle inner sleeves, ossia le buste interne. A presto e buoni ascolti. E si parte.